E buongiorno mondo, sono le 6:59, è presto, ma è tardi. Abbastanza umido, ho caricato la Ronda, qui dietro non credo che si veda dalla ripresa, e sto andando a pedalare. Ma vi racconto tutto più tardi, adesso guido, si va, a dopo. Approfitto di questo pezzo di strada alla guida della mia Berta per raccontarvi un po' le cose. Dunque, oggi è il 1° novembre, è festa e quindi siamo tutti, quasi tutti, a casa dal lavoro e ne ho approfittato, come vi dicevo, per andare a farmi una pedalata. Perché? Perché è veramente tantissimo che non pedalo, sono fuori allenamento, sto prendendo chili. Settimana scorsa con la Simo avevamo organizzato di andare a farci una pedalata sulla ciclovia dei fiori, molto facile, in Liguria, partendo il venerdì col van, lì c'è il seguito, farci tutta la ciclovia da Imperia, Ospitaletti e tornare indietro, quindi una 60 chilometri, poco meno. Però è stato il weekend di paura, dove ci sono stati allagamenti, smottamenti, e quindi non si è riusciti a farla. Si è stati sfortunati, ma molto meno della gente che ha perso case e i loro beni. Quindi oggi avevo proprio bisogno di scaricare un po', sono un po' teso, un po' nervoso in questo periodo, quindi ho bisogno di pedalare. Come vedete intorno a me è tutta nebbia, quindi vuol dire che tra poco verrà fuori un bel sole, e quando c'è la nebbia al mattino ed è sereno così, la giornata diventerà bella, si spera, anche perché le previsioni danno fino a 20 gradi 1° novembre. Va bene, basta, sto attento alla guida, vado e ci vediamo dopo. Dimenticavo di dirvi dove sto andando a pedalare, ma non ve lo stavo dicendo più che altro perché non lo so molto bene neanche io, perché ieri mi sono scaricato una traccia da pisteciclabili.it.com, non mi ricordo, adesso ve lo scrivo qua sotto, che ho leggermente ritoccato partendo da un paese che non fosse troppo lontano da casa mia. Ho guardato, siamo 60 km poco dopo Alessandria, e il giro, adesso il nome del paese esatto anche quello ve lo scrivo perché ho una testa un po' di rapa e non mi ricordo mai un tubo, però ho già adocchiato anche un parcheggio dove lasciare la Berta, e da lì farò poco meno di 70 km con 700 metri di dislivello positivo, quindi non troppo esagerato per la mia condizione fisica pessima di questo periodo. E arriverò ad Acquiterme, andrò a vedere la bollente, la famosa fontana di acqua calda in piazza Acquiterme. Quindi questo è più o meno il giro, ma vi lascerò poi sotto la traccia di Strava con Mood qualcosa, quindi non vi preoccupate, saprete dove sono. Intanto devo continuare a stare attento a sta strada perché c'è il nebbione che adesso vi faccio vedere. A dopo, davvero, questa volta basta, zitto, Giappino, basta. Guida, Giappino, guida! E taci. Sono arrivato al parcheggio designato, non mi resta che tirar giù la bici, rimontarla tutta, caricare le borse e partire. Vado, c'è ancora un po' di nebbia, ma speriamo nel sole che spunti tra poco, perché c'è quell'aria ancora frizzantina, umidiccia. A dopo, basta parole. Finalmente sono pronto, la Berta
è pronta anche lei ad essere abbandonata, mentre la ronda è pronta per partire. E basta parole, nonostante ci sia ancora un bel po' di nebbia, tocca mettersi a pedalare. Primo, perché così mi scaldo, e secondo, perché non so se ce la farò a fare tutte quelle salite che ho pianificato oggi. Brevi, corte, forse solo due impegnative al 15%, il resto tutta roba semplice, ma come vi ho detto non sono più allenato, non sto pedalando da un sacco di tempo. Basta parole, basta, ciao, dopo. L'umidità, come vi ho già detto, sembra non mancare né nell'aria, come vedete. Io sono già zuppo, la cam è tutta zuppa, spero che le gocce che cadono davanti all'obiettivo non rovinino queste belle inquadrature, ma soprattutto anche il terreno è bello appiccicaticcio, c'è acqua un po' dappertutto. E bravo Giappino, hai scelto proprio una bella traccia. Pedala Giappino, pedala e taci, perché hai fatto solo un chilometro, te ne mancano almeno 70 e spero di non rimanere impantanato in tutta questa melma. Guardate un po'. A dopo. Ecco, sono finito, come si suol dire, in un cul-de-sac. Vi ho continuato a dire che c'è un sacco di umidità, ma guardate qui adesso. Tutta acqua fin là in fondo e soprattutto fangosa, quindi se proseguo rischio di rimanere piantato con la ruota, e se riesco pian pianino ad andare magari riesco a uscirne, ma se metto giù i piedi, sono partito da 3 km e dovrò farmi poi tutta la giornata con i piedi bagnati e non è buono. Quindi provo a tornare indietro, a vedere se riesco a ricollegarmi alla mia traccia facendo un altro giro, ma ne dubito. Già, ma anche questa è la parte divertente. Lì c'è la chiesetta che ho appena circumnavigato e torno indietro da sta strada. Io sono arrivato di là, provo ad andare di là, vediamo. Cambiando strada per evitare quella zona paludosa che avete visto prima, mi sono rinfilato su una strada asfaltata, non più sterrata come quelle che volevo percorrere. È una piccola provincialina di quelle che sembra comunque di campagna. La direzione sembra giusta, sono praticamente nella parallela, le campagne erano di là e niente, si cambia, l'umidità non si abbassa, sono tutto zuppo, la camera zuppa. Però che bello pedalare, era un bel po' che non pedalavo così. Vediamo se sarò dello stesso parere quando inizierò a fare le salite, eh? Pedala Giampino, pedala. E comunque questa strada asfaltata è un po' come essere lo stesso sullo sterrato, eh? Tutta piena di buchi. Nonostante io sia ancora tutto umidiccio, finalmente è spuntato il sole. Se n'è andata via quella nebbia fastidiosa, appiccicosa, umidosa, e sono anche uscito forse
da quella zona di sterrati fangosissimi, argillosi, un po' sguisciosi, divertenti ma faticosi per continuare con le rime. Lo sterrato continua così, spero per un bel pezzo, che non ci sia più quella fanghiglia, perché c'ho già tutti i piedi bagnati e via. Per adesso mi sto divertendo, arriverò sulle salite un po' più affaticato del previsto, perché avevo sottovalutato quello sterrato e mi ha fatto pedalare abbastanza, però come dicevo, divertente. Adesso di nuovo stai parlando troppo, basta, vai di là. Dai 9 gradi con nebbia che c'erano alla partenza siamo arrivati a 14 gradi, un bel sole caldo, e quindi è giunta l'ora di togliersi finalmente questo paraorecchie che inizia a scaldare veramente troppo. Ah, che bello, bello sudato, nonostante tutto. Un minuto e si riparte. Questo pieghiamo, mettiamo via. Farò orecchie Biotex, comodo, caldo, nonostante sia sottile, con materiali di riciclo e recupero. Va bene, basta, mando le ciance, via, prendiamo la borsa e via, si pedala. Comincia un po' di salita, 4%, e si va. La giornata è stupenda, però da qua cominciano i vigneti e via. Pedala, Giappino, pedala. Devo andare di qua verso le cascine, e si sale anche qua. 5 e 3 adesso. E comunque anche qui è abbastanza faticoso pedalare, perché come vedete è tutta erba e sotto però c'è il fango. Porca miseria. Uff. Andare di là, anche qua fango, fango. Qua è meglio che rimetto la cama attaccata al manubrio, eh? Fango, fango, fango. Questi credo che siano tutti noccioli, eh? Questi qua un giorno saranno barattoli di Nutella e tortelle nocciole. Buone. Anche qui la mia strada si complica, perché la mia traccia mi doveva far proseguire verso quel lato di là, però non so se si vede, quella zona è tutta circondata con il filo elettrico, quello antivacche, e non so come passare. Adesso provo ad andare di là a vedere se c'è un'apertura. In un punto dove era bassa, là in fondo, sono riuscito a scavalcare la rete elettrica. Adesso sono in questo prato, là in fondo c'è di nuovo la strada che dovrei percorrere io, ma adesso non so se sono in un campo privato, se lo ero prima, non capisco se prima o poi qualche contadino mi spara, ma non l'ho fatto apposta, mi sto un po' perdendo per queste campagne. Spero di ritrovare la traccia giusta. E intanto fatico, sudo e pedalo. Pedala, Giappino, pedala, con tutti i piedi zuppi. A dopo. Sono tornato sulla mia traccia, ma è tutta argilla di nuovo. Mannaggia, guardate qua, che schifo. Bravo, Giappino, ti sei scelto
proprio una cosa rilassante oggi. Andiamo, dai, se no non finiamo più. Arriviamo a casa col buio. Va ben faticare, ma spero almeno di venirne fuori, perché qua non capisco più dove sono. Madonna del fango che c'è. La strada quasi normale. Madonna. Madonna. Dai, Giappino. Sì, Giappino. La parte sterrata è quella più rilassante e divertente prima delle salite. Sì, Giappino. Bravo, Giappino. Arrivo alla salita gommosissimo. Madonna. Pedala, pedala, Giappino. E taci, e fatica. Ah, aiuto, aiuto. Cazzo, ci vado di qua adesso. È un po' tosta qua. E niente, anche qui mi sa che devo desistere, perché ho provato anche a camminare lì lungo il bordo, ma rischi di rimanere lì impantanato, poi non so com'è poi più avanti dopo la curva. Quindi mi tocca tornare sulla strada asfaltata e cambiare giro anche stavolta. Non pensavo di trovare tutto sto fango, onestamente. Ha piovuto tantissimo l'altra settimana, ma questa settimana ha fatto un po' di giornate belle di sole. Però guardate qua che bello. Non ci fosse tutto questo fango, anche se è divertente, è solo che ormai sono combinato da schifo. E da qui, se mi va un piede là sotto, non lo levo più. Dai. Vado, ci sto mettendo il doppio del tempo previsto. Mi ricordavo che fosse qui a Stevi una delle salite peggiori che avrei dovuto affrontare. Breve, ma arriva, penso, fino al 18%. E la sto facendo adesso. Saliamo. Ve lo dicevo che sono fuori allenamento e questa salita qua al 18% mi fa tremolare, ma adesso sto pezzo qui me lo faccio a piedi. Sì. Ah. Potrei dar la colpa e usare la scusa di tutto quel tratto che ho fatto col fango, ma ci sono poche scuse, passano anche le macchine. E quindi torniamo a noi. Spingo, perché dopo la curva forse non spiana. E quindi pedala, Giappino. Spingi, Giappino. Dai. Con le mille peripezie che vi ho fatto vedere per arrivare fin qua, sono arrivato alla bollente di Acqui Terme, fonte di acqua sulfurea a 74 gradi. L'ho toccata e è scotta veramente, quindi
state molto attenti, perciò adesso mi merito una pausa, mangio qualcosa e poi riparto 30 km al mio punto sosta auto, quindi ne ho ancora da fare e soprattutto ho ancora delle salite, quindi si pedala. E per uscire da Acquiterme la traccia prosegue verso questa strada, ovvero questa strada, e ancora non mi spiego perché io l'abbia scelta. O perché sono un po' deficiente. E niente, si pedala. Spero di farcela, è già abbastanza tardi, ho mangiucchiato e così almeno c'ho un po' di forze per fare queste salite. Non so quanti chilometri ci sono di salita ancora, poi da lì però tutta discesa fino alla macchina. Più o meno. Mancano poco meno di 14 km e, come si dice, Houston, abbiamo un problema. Diciamo che divertiti ci siamo divertiti, ma adesso devo trovare il modo di togliere sto fango che mi frena le ruote. E ho trovato di nuovo un botto di fango, la strada era bella pulita fino a un certo punto dove c'era pozze d'acqua e adesso qua c'è tutto fango argilloso. Mi diceva un signore che ho incrociato che era qui, che passeggiava anche lui, che è venuto fuori il fiume, per quello sto trovando tutto sto fango. E non ci sono più le strade che avevo tracciato. Mannaggia. Ah, il signore ha fatto il giro dall'altra parte. Lui sapeva dove uscirne. Va bene, adesso trovo un bastone. Togliamo un po' di fango dalle ruote. E andiamo. Il problema sarà poi caricarla in auto. Guardate i piedi. Macello, un macello. Non vi preoccupate, sono riuscito a sbloccarmi, soprattutto a sbloccare le ruote, fanno ancora schifo, come faccio schifo anch'io. Guardate in che stato sono messo. E niente, non so come la metterò in macchina sta bicicletta, ma mi mancano 12,6 km al parcheggio. Pieno di imprevisti oggi, pieno di imprevisti. Dunque, la mia traccia è fatta per andare di nuovo in mezzo alla campagna di lì per gli ultimi 10 km, ma visto il fango che ho incontrato tutto il giorno e quello che ho incontrato praticamente un chilometro indietro, direi che rimango qua sulla provinciale e me ne batto il belino, perché se no sui ultimi 10 km impazzisco. Adesso dovrò anche scoprire come pulire la bici. Se trovo un lavaggio di quelli da auto con le lance, gettoni 24 ore, magari mi fermo lì. Ma dubito di essere fortunato a trovarlo sulla mia strada, quindi niente, me la caricherò sporca e me la leverò a casa sul terrazzo. Sono arrivato al parcheggio dello stadio comunale, che è dove ho lasciato la Berta, là in fondo. Si vede, sì, c'è ancora il sole là. Però prima di caricare la bici vado a cercare un bar aperto, sperando che ce ne sia uno aperto oggi che è festa. Mi bevo una cosa, mi rilasso un attimino, poi vedo di caricare sta bici lercia e niente. La Berta me l'ha lasciata in pace e lì chi me la tocca questa macchina qua? Tutta appannata. E via, vado a cercare un bar. Non quello di stamattina. Ok, mi sono bevuto una cosa. Ho smontato tutta la bici, ho provato a dargli una mezza pulita, ma fa schifo. Ovviamente non ho trovato niente dove poterla andare a sciacquare, quindi arrivo a casa, vado direttamente in un lavaggio a gettoni e gli do una bella rinfrescata, anche perché la terra argillosa non viene via neanche con le cannonate, quindi con solo l'acqua così secondo me faccio poco. Devo per forza usare l'idropulitrice, la lancia del lavaggio automatico, quindi a dopo, parto dopo.